Mi lasciate una notizia allucinante. La prima domanda che le poniamo riguarda la composizione della sua coalizione elettorale, quindi e soprattutto delle ultime arrivate, le liste Onda e Noi. Ultime non per importanza, perché comunque fanno riferimento a due big del centrodestra, si può dire, quali Iacolino e Pullara. Vogliamo chiederle i motivi che hanno guidato l'inserimento di queste liste nella sua compagine che si appresta ad andare allo scontro elettorale. Dal 1991, che è l'anno in cui entra l'elezione diretta del sindaco, Agrigento non ha mai avuto una esperienza di liste civiche con questa anche ampiezza. Poi, quando sono liste civiche, è evidente che dentro ci trovi sensibilità culturali diverse, per cui c'è l'iscritto al PD, c'è più di un iscritto a Legambiente, ci siamo anche se più di un iscritto a Legambiente, ci sono anche soggetti che vengono da Forza Italia, è il caso della Iacolino, che però non fa parte delle due liste civiche a cui ci riferiamo, Onda e Noi, mentre Onda e Noi è arrivata dopo, è stata una intessitura che è venuta fuori da un parlamentare anche regionale e che ha ad Agrigento realizzato queste due liste civiche con l'apporto di tanti soggetti che operano nel mondo del terzo settore e non solo. Va bene, allora le faccio una domanda semplice, in realtà poi cominciamo con le cose più difficili per metterla in difficoltà. Una delle obiezioni che le sono state fatte anche dai suoi avversari candidati sindaci è stata il fatto che lei è stato un sindaco durante tutta la sua amministrazione troppo chiuso nelle sue stanze, come dire. Addirittura si cita questa vicenda che si alzò un muro a Palazzo dei Giganti. Ce la vuole smentire o confermare? Ci vuole spiegare, diciamo, la sua. Ma noi gli abbiamo dato dignità, intanto facendoci lo scivolo per consentire ai diversamente abili di poterci entrare, e prima non era possibile, c'erano i gradoni. Anzi, l'unico modo per far fare accesso al diversamente abile era uno scivolo di legno che non si trovava quando sono arrivato. Per cui, se trovavi la persona di buona volontà, metteva questo, diciamo, pezzo di legno che consentiva, barcollando una carrozzina, di Sì, entrare. ricordo, No, ricordo. ecco, vi ricordate, non ne voglio neanche parlare. Quindi si è tentato di dargli dignità. Poi forse abbiamo fatto qualcosa in più, nel senso che abbiamo chiesto ad alcuni artisti locali di donarci delle opere, perché adesso chi fa ingresso nel palazzo municipale vede dei quadri donati da cittadini agrigentini. Vede un'opera d'arte che è quella, per esempio, di Agnello, che racconta il dramma del Mediterraneo. Ecco, abbiamo cercato di dare dignità al Palazzo Lei Municipale. si ritiene di essere stato un sindaco che ha ascoltato i cittadini? E sindaci che partecipano con la città non sono coloro che si mettono stampigliati un sorriso alla bisogna, falso, ipocrita, talvolta dando una pacca sulle spalle. I sindaci che chiedono la partecipazione dei cittadini sono quei sindaci che, per esempio, attivano processi di partecipazione civica, cosa che noi abbiamo fatto. Il protagonismo civico che cos'è? La voglia di partecipare del cittadino insieme all'amministrazione, quindi chiami il cittadino a essere responsabile delle scelte di una città e diventarne il vero protagonista, il vero attore protagonista. O penso anche al modo con cui si sono scritte le direttive al piano regolatore generale, non le ha scritte in una segreta stanza un sindaco con un nugolo di assessori, né un consiglio comunale con un nugolo di soggetti terzi. Lo ha scritto chi, quelle direttive? L'ha scritto la città. L'hanno scritto gli ordini professionali con contributi verbalizzati, filmati. Lo hanno scritto l'Università di Palermo e quindi col suo consorzio universitario qua ad Agrigento, e lo hanno scritto soprattutto tutta una serie di stakeholder, facendo in modo che un piano regolatore generale non sia figlio di un sindaco, di una giunta o di un consiglio comunale. L'idea di urbanistica partecipata
e di progettazione partecipata non esisteva, cioè era una cosa che sembrava un fumetto, e noi l'abbiamo messa in pratica. Come, dove, quando? La 966 con la progettazione del quartiere, della piazza del Vespro a Villaggio Mosè, quindi di un quartiere cittadino, l'ufficio tecnico del comune ha progettato secondo gli indirizzi che gli erano stati assegnati. Poi il progetto è stato discusso con i cittadini all'interno della parrocchia, abbiamo utilizzato quello spazio per discutere con il quartiere le cose che secondo loro andavano o non andavano, e lì sono state portate 3-4 modifiche sostanziali al progetto. Quindi partecipazione, far partecipare tutti al processo di formazione di una città, credo che noi non abbiamo avuto eguali da questo punto di vista. Se qualcuno poi pensa che fare in modo che ci siano sempre 20 soggetti davanti a un municipio perché aspettano che tu, grande Deus ex machina di quel momento, gli devi firmare il sussidio e quindi apri le tue ali o le tue piume di pavone per essere contento che quei 20 soggetti siano lì a pietirti il sussidio, ecco, noi non siamo stati questi. Noi siamo stati quelli che invece abbiamo dato dignità al bisogno che pure esiste in città, e quindi chi sa di avere una condizione di bisogno sa benissimo dove deve andare, sa che c'è un ufficio comunale che è l'ufficio delle politiche sociali dove troverà in maniera assolutamente riservata l'assistente sociale che ascolta il tuo bisogno senza necessità di raccontarlo a consiglieri, assessori o d'altro, e sa che sarà attivato un percorso di risposta diretta. Quindi quando ci sono elezioni il tizio non deve andare a cercare nessuno. Quindi anche questo è stato un grande taglio alle clientele e un grande gesto di dignità. Quando parlo di rivoluzione in questo senso ne parlo a ragion veduta, nel senso che purtroppo per troppo tempo questa non è stata rivoluzione, questa rivoluzione non c'è stata. Passiamo ai rifiuti, che sono penso il tema forse più caldo, bello. Più bello, anche più caldo, più di questa campagna elettorale. Diciamo che sulla questione dei rifiuti e della sporcizia direi di andare sulla seconda, che è quella delle cose infatti. È bravo. Sì, okay. Sì, figurati. Appunto, diciamo, è stato il tema più caldo, diciamo, di questa campagna elettorale. I suoi avversari politici ne hanno fatto anche uno spot, diciamo, per la propria campagna elettorale, dicendo che la città, diciamo, versa in condizioni poco non accettabili. Quindi, intanto una risposta su questo ai suoi avversari e alle accuse che le hanno mosso, dicendo di non aver attenzionato abbastanza questo problema e di non aver gestito abbastanza bene la differenziata. E poi se ci vuole dire come nei prossimi 5 anni intende gestire e migliorare il servizio che è stato... Noi siamo quelli che abbiamo avuto il coraggio di avviare la differenziata. Oggi sembrerebbe una stupidaggine dire così, però riavvolgiamo un momento... Ma perché per esempio i suoi avversari dicono era, diciamo, obbligata a farla partire perché c'era la legge che la obbligava? Sì, ma la legge, peccato che esisteva da anni e anni precedenti, perché non l'avevano fatta partire? Non so, ci sono città italiane, che ne so, Bolzano, Viterbo, insomma, quindi anche nella Ciociaria, non nel profondo nord, che sono partiti 5, 6, 7 anni prima di noi. Quindi la realtà è che non c'era una volontà di andare in quella direzione, e noi invece abbiamo avuto la voglia, la volontà di andare nella direzione che secondo noi era corretta. Ora, non è che non conoscevamo le difficoltà dell'avvio di una raccolta differenziata, specie se fai come noi abbiamo fatto, cioè noi siamo andati subito al porta a porta spinto con i mastelli. Porta a porta spinto ti determina se riesci a trovare una collaborazione da parte dei tuoi cittadini, riesci ad avere buoni risultati e nello stesso tempo quindi raggiungi buone percentuali di differenziata e grossi risparmi in termini di costo sul ciclo dei rifiuti. Allora, è stata una grande battaglia di civiltà, con le complicazioni di una città come la nostra, che è una città stellare, che ha un centro storico ventroso, che è un centro storico fatto di 1000 scalinate, quindi con poche possibilità di accesso viarie. Se frequenti il nostro centro storico vedi immediatamente questa difficoltà. Eppure, nonostante questo, Agrigento è al 74% di differenziata. È il primo capoluogo in Sicilia.
e sconta tutto ciò che si sconta nelle prime fasi di avvio di una differenziata, che può essere standardizzata in quattro fasi. La prima fase è quella dell'avvio, distribuzione Mastelli, in cui diciamo hai in faccia il grande pugno di un processo nuovo che incide enormemente sulla quotidianità della vita di ciascuno di noi, e quindi il nostro è stato disastrosissimo perché abbiamo visto quanta immondizia per le strade. E poi c'è stato il secondo passaggio che ha visto riuscire a fare bene attraverso l'incrocio di banche dati interne, fare lotta all'evasione fiscale e cominciare a migliorare il processo. Ora, in termini di quantità di indifferenziato che c'è per le strade attraverso i sacchetti, noi siamo regrediti enormemente rispetto alla prima fase, quindi il processo sta andando nella direzione che era un po' tracciata. Adesso dobbiamo entrare nella terza e poi nella quarta fase. Entreremo nella terza fase ad inizio 2021, significherà modificare tutta una serie di aspetti che riguardano la gestione del servizio in termini di potenziamenti di alcuni servizi ed efficientamenti anche di altri, di definizione ormai ultimativa del processo di lotta all'evasione, che ormai credo che abbia poco da raccontarci in termini nuovi, perché oltre 4.000 soggetti recuperati all'anagrafe tributaria sono un dato straordinario che fa circa il 25% del totale di tutta l'anagrafe tributaria che abbiamo. Vendiamo l'alluminio, vendiamo la plastica, stiamo vendendo la carta che gli agrigentini differenziano, e quindi mandiamo ad indifferenziato solo il 26%. Bene, se Federico è più bravo di Antonio nella raccolta differenziata, nel senso che è più diligente, piuttosto che il 26% ne produce di indifferenziato il 10-12%, e allora quella quota proporzionale variabile che si lega al conferimento in discarica dell'indifferenziato lui deve pagare di meno di Antonio. Questo non ci può essere dubbio. Quindi questo è il suo obiettivo. Quante città in Italia stanno facendo in questo momento questo? Sono poche, però è la linea di direzione che molti hanno e che noi tra questi abbiamo, è proprio questa di arrivare lì alla tariffa puntuale. Ok, quindi rimangono due cose. La prima è cosa risponde a quello, al comunicato di Aurelio Trupia. Sì, mentre quel comunicato dice sostanzialmente che quasi che la differenziata sia un bluff, come quindi non riconoscere che noi abbiamo fatturato ai consorzi della carta e quindi abbiamo incassato, non riconoscere che abbiamo fatturato per l'alluminio, ecco, diciamo è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Però per un altro posto si dice però la differenziata non si deve toccare. E allora cos'è successo? C'è stato il gioco delle tre carte che fanno in qualche quartiere napoletano? No, non c'è stato il gioco delle tre carte, c'è stato anche un tema che si è legato al sistema, ma lo abbiamo detto io, Amel, con tanti comunicati e prima ancora con Mimmo Fontana nei confronti del precedente governo della regione anche, c'è un sistema legato all'impiantistica che è molto carente. È lo stesso sistema, tanto per non andare lontano, che si incendia la discarica di Trapani, dove ti portano a conferire l'indifferenziato, l'abbiamo visto nelle scorse settimane. Ebbene, si incendia quella discarica e tu non hai una discarica, la regione non ti dà la discarica, dove devi andare? Quindi i sindaci, non solo io, ma anche quelli degli altri 38 comuni che sono stati interessati da questo disservizio, cosa fanno? Se la mangiano l'immondizia dei propri cittadini? Ecco, non hanno questa capacità, purtroppo, i sindaci, e quindi c'è un sistema di impiantistica e di prezzi, che deve essere definita da parte della regione siciliana. Il problema regionale. Non riconoscere questo, evidentemente, profondamente, io credo che non ci sia una visione di linearità di confronto, che io onestamente rivendico. Poi l'ultima cosa, lascio la parola a Federico, dicevamo la sporcizia diffusa nella nostra città, l'immondizia che è stato appunto cartello elettorale per molti dei suoi avversari. Ci vuole spiegare perché la città versa in queste condizioni e se può anche spiegarci perché ad esempio Nino Cuffaro l'accusa per esempio di non vigilare sul rispetto del contratto da parte dell'azienda dei rifiuti. Intanto riconosco un fatto, riconosco che
Noi avevamo quasi 200 dipendenti del servizio di raccolta rifiuti ante avvio di differenziata e che svolgevano servizio su 1.070 cassonetti, il cui svuotamento di materiale indifferenziato avveniva col camion che arrivi, lo versi dentro l'autocompattatore. Quindi 168 più quelli che erano del lato rifiuti, siamo intorno ai 200. Oggi noi abbiamo 105 persone a fronte di una quantità di mastelli che vengono prelevati quasi porta a porta nella generalità. Dico quasi porta a porta perché alcuni al centro storico piuttosto che davanti alla porta lo mettono giù per i gradini, visto che siamo, come dicevamo, un centro storico ventroso e a scalinate. Sono oltre 27.000 mastelli, quindi le ditte che in un certo modo hanno fatto per tanto tempo un certo tipo di servizio hanno dovuto conquistare efficienza, razionalizzazione interna. E non è vero neanche che la città è più sporca di prima, perché se io in questi giorni una mia amica di Lega Ambiente, posso fare anche il nome, Claudia Casa, mi ha girato tutta una serie di servizi di Teleagras mandati in onda, ecco, li avrete visti anche voi, mandati in onda in periodi antecedenti il 2015, anno in cui noi siamo arrivati, ed era l'inferno. Cassonetti con percolato davanti nei ristoranti in via Lungomare Falcone Borsellino, a Monserrato all'ingresso con combustioni a tutte le ore perché si creavano le montagne di rifiuti, il disservizio nello spazzamento. In queste ore su Facebook qualcuno pubblica le erbacce stabili sulla terrazza di San Leone, appartevano al periodo antecedente all'avvio della differenziata. Cuffaro abbiamo avuto l'occasione di confrontarci per un incontro che è stato organizzato dall'associazione BACBAC e lì ho dovuto spiegare come, mentre antecedentemente alla nostra esperienza i controlli non esistevano per default, con noi sono arrivati i controlli attraverso il cosiddetto DEC, che è quindi una figura specifica che fa solo questo e quindi fa un'attività di controllo sulle prestazioni rese dalle ditte. Le eventuali non rispondenze alle esigenze concrete e quindi al contratto vengono sanzionate. Sono state fatte queste sanzioni? Sì. Sono state documentate tante sanzioni nei confronti della ditta per alcuni disservizi. E che ne so, dal camioncino che senza, in particolare è accaduto per una delle ditte che partecipano, sanzionato perché non aveva le coperture del camioncino rispetto ai rifiuti e quindi qualche volta col vento qualche rifiuto rimaneva per terra, ma tante altre sanzioni. Io poi sono tra quelli che ritiene che un controllore da solo non sia sufficiente, ed ecco perché di controllori sostanzialmente ne abbiamo due: abbiamo un DEC e un aiutante DEC. Poi credo che ancora sul piano dell'efficienza ci sia molto da migliorare, dal punto di vista del rendimento quotidiano, ma c'è anche da incidere fondamentalmente, io credo, ancora sulla responsabilità del cittadino in ordine al concetto che sporcare non è un dovere, quindi non è un diritto sporcare, ma semmai è un dovere non sporcare. Ecco, quando questo paradigma comincerà ad essere sempre più esteso, noi avremo città che migliorano la loro qualità e di pari passo dobbiamo avere soggetti che gestiscono il servizio che debbono anche migliorare in termini di efficienza. Come lei saprà anche meglio di noi, è un punto cruciale ormai, diciamo, anche relativamente a come i comuni si approvvigionano di risorse, no? Cioè essere capaci di intercettare più risorse possibile da fondi europei, ma non solo, anche bandi nazionali, è importantissimo per qualsiasi giunta di qualsiasi colore. Ora noi le chiediamo, evitando di ricorrere a consulenze esterne che comportano un costo per i contribuenti, lei dal punto di vista dell'organizzazione degli uffici cosa farebbe per migliorare la capacità di questi? Ma noi non abbiamo avuto necessità di ricorsi a consulenze esterne, non abbiamo avuto necessità di ricorrere a studi di progettazione esterne. Noi abbiamo avuto la ventura di aver concepito un'organizzazione minimale interna
che ha consentito di ottenere risultati che sono, diciamo, incontrovertibili. La nostra è un'amministrazione che ha catturato 70 milioni di euro di investimenti e li distribuisco tra regionali, nazionali ed europei. 15-8 fu il primo, la nascita della partecipazione a quel bando nazionale della Presidenza del Consiglio che ha visto il finanziamento del progetto Girgenti. Se qualcuno mi racconta finanziamenti di questa entità catturati in epoca precedente alla nostra, io, diciamo, sono pronto a fare ammenda. Cos'è il progetto Girgenti? Il progetto Girgenti non è solo un investimento per il recupero del palazzo ad ingresso di Via Atenea, dove ci sarà la sede della mega sala convegni e dove ci sarà l'università che si stanzia. Non è solo parte di giardini interni al centro storico, non è solo il recupero dell'ex cinema Ambra per officine culturali, ma è un vero e proprio progetto di nuova gestione del nostro centro storico, perché i centri storici partono se non solo fai un marciapiede, se sistemi una strada, se fai, come abbiamo fatto noi, incentivo alle facciate, avendo dato soldi ai cittadini per rifare le facciate del centro storico, e basta girare nel centro storico per vedere com'è andato. E poi penso ai finanziamenti di Agenda Urbana che inciteranno sulla mobilità, e poi ancora penso ai finanziamenti che grazie alla PUMS noi siamo riusciti ad ottenere entro l'anno i lavori dell'area del parcheggio di interscambio a Piazza Ugo La Malfa, che è un'idea di mobilità innovativa, cioè non entro più nel centro storico ma posteggio a valle attraverso le navette, giungo fin dentro il centro storico. Questo sembrò nel 2015, quando lo scrivemmo nel progetto, nel nostro programma, un'illusione ottica. È peccato che però è diventato non solo finanziamento, ma è realtà di città. E così potrei raccontare del progetto Concordia, a cui sono particolarmente affezionato, che significa che cosa? Riqualificare l'antico, tanto antico non è, l'ex centro commerciale interno a Villa Seta, sì, certo, col finanziamento di 2 milioni di euro, che è già stato registrato dalla Corte dei Conti a Roma e che è in fase di notifica al Comune di Agrigento. Quando andrà in onda questo, io penso che entro il mese di febbraio del 2021 si sarà perfezionata la gara e avremo il cantiere. Ecco, io credo che si sia inciso su tante, oppure la 966 che ha permesso, come dicevo un momento fa parlando di progettazione, e permetterà di riqualificare Villaggio Mosè, la parte, il cuore antico di Villaggio Mosè, Piazza del Vespro. Questo sarà cantiere entro l'anno. Allora, catturare risorse finanziarie esterne, hai ragione perfettamente, è oggi la variabile strategica di una municipalità. Non serve il deputatino di turno che tira le file del sindacchino. Lei non perché le manda a dire. Che non ne abbiamo di bisogno, perché oggi le città non hanno bisogno, diciamo, del signorotto locale. Oggi le città hanno bisogno di amministrazioni locali che siano performanti, che abbiano la capacità di catturare risorse. E lo dice uno che non è stato iscritto al PD e ha vinto il progetto Girgenti, mentre alla presidenza del Consiglio c'era Renzi. E le parla uno che ha vinto Concordia quando sottosegretario alla presidenza vi era la Boschi e io non ero iscritto al PD né stavo con loro. E così ho catturato le risorse relative alla cattedrale di Agrigento, mentre al governo della regione c'era un governo che era di centrodestra. Ecco, io credo che bisogna saper far funzionare le città e non bisognano, diciamo, i capi bastone. Non ne abbiamo bisogno. Per troppo tempo questa città ha vissuto di capi bastone. Abbiamo notato, soprattutto d'estate, come in un certo senso il comune abbia incentivato l'azienda concessionaria del servizio trasporti, cioè la SAIS, a migliorare la sua offerta nei confronti degli agrigentini. Penso agli autobus per San Leone molto più frequenti anche la sera, gratis per i diciottenni. Ora però ci sembra un po' poco, nel senso, perché fu una
una finestra molto limitata, no? Mi ricordo fu o una o due settimane, la settimana di Ferragosto, diciamo. Quindi lei pensa si possa fare di più da questo punto di vista, visto e considerato che, come diceva lei, la città è stellare nel senso morfologicamente, quindi il servizio di mobilità è importantissimo anche nella riqualificazione delle periferie urbane. Allora, il contratto della TUA è un contratto regionale, non è comunale. Okay. È un contratto di servizio regionale. La regione da oramai 9 anni, in ciascuna finanziaria d'anno, riduce drasticamente il numero dei chilometri che paga ai servizi di trasporto pubblico, il che vale per tutte le società concessionarie, la TUA tra queste. E quindi di anno in anno si è assottigliato il numero dei chilometri e quindi si assottiglia anche l'intensità di frequenza delle corse. Faccio una brevissima parentesi, ecco perché non l'abbiamo trovato sul contratto di servizio nel sito amministrazione dei trasporti. Perché è regionale, fra l'altro un contratto in proroga. E allora la domanda tua è, ma si potrà fare di più? Intanto quei servizi a cui tu facevi riferimento non sono servizi contrattualizzati, sono venuti fuori in una logica di rapporto con la municipalità e quindi io trovo l'occasione una volta tanto anche per ringraziare coloro che fanno un servizio pubblico e dire che in quell'occasione la TUA l'ha fatta a sua cura e spese su richiesta dell'amministrazione comunale. Tutto ciò che è servizio deve avere una sua sostenibilità economica. Non c'è servizio senza un costo e senza una sostenibilità economica. Il biglietto di suo è un biglietto che non copre integralmente il costo del servizio, siamo pressoché a tariffe di tipo politico, prezzo politico, e allora ci vuole il contributo pubblico. Se ed in quanto la Regione sarà nelle condizioni nei prossimi anni di incentivare questo tipo di contratto, è evidente che noi miglioreremo il servizio. E alla domanda a questo punto potrebbe nascere spontanea, come diceva cotanto giornalista. E allora dobbiamo solo aspettare la Regione Siciliana? No, io penso che noi dobbiamo andare in una fase, diciamo, integrativa. E quindi che cosa significa? Con integrazioni di bilancio limitate, che oggi non sono prevedibili per la condizione di bilancio del Comune di Agrigento. Però noi, per esempio, miglioreremo il servizio, dico dove, e come? Noi miglioreremo il servizio di congiunzione Valle-Città e quindi questa è una parte del servizio che certamente miglioreremo, non solo fornendogli gli strumenti, quindi il materiale gommante rotabile, ma lo faremo anche attraverso un utilizzo parziale di tassa di soggiorno a beneficio di questo tipo di servizio. Quindi questo accadrà. Pensare invece che col bilancio noi si finanzi integrazioni illimitate di ampliamento di servizio, questo la risposta oggi è no, non sarà possibile. Per quanto riguarda l'acqua, quelle le vicende che stanno succedendo, l'ultima è stata il commissariamento dell'ATI, ma era nell'ordine delle cose, diciamo. Per fortuna. Dato che diciamo, non si è riuscito in alcuni comuni della nostra provincia, tra cui anche Agrigento, a far approvare lo statuto dell'azienda speciale consortile. E, diciamo, ad esempio, il coordinamento Titano la accusa di coordinamento Titano per l'acqua pubblica, che la accusa per esempio di non voler, cioè di non aver giocato un ruolo come sindaco per l'approvazione di questo statuto nel consiglio comunale. E lei l'avevo sentita anche per esempio al confronto che aveva avuto con l'associazione Back, si sarebbe espresso, diciamo, se avesse potuto scegliere sull'SPA piuttosto che l'azienda speciale consortile. Sì, lo confermo. Vuole chiarire questa sua posizione? Noi, rispetto alla vulgata generale che ho visto, perché qua viviamo di moda, no? Siccome si è ritenuto che era più utile la consortile, e allora tutti i consorti, allora con buona pace di tutti, siccome ho visto che c'era una maggioranza verso questa direzione, ho detto non sarà Agrigento a dissuadere. In realtà io penso, ma ormai diciamo è una opinione in libertà, certo, nel senso che ormai la linea è quella della consortile, quindi non cambierà nulla, sarà certo quella, e il Consiglio su quello si deve pronunciare. Secondo me, per una questione di contabilità pubblica, una SPA garantisce più l'amministrazione locale, la garantisce di più
il soggetto economico rimane sempre pubblico, attenzione. Soggetto giuridico è la SPA, il soggetto economico è pubblico. Però è un ente di diritto privato. Ma il soggetto economico è pubblico, e proprio perché è di diritto privato garantisce di più le finanze comunali. Cioè, per intenderci, se dovesse accadere, Dio non voglia, quello che è accaduto per la EAS, ce la ricordiamo l'EAS, a quel punto i soci sono i singoli comuni, una società consortile che non dovesse funzionare e che comincia a fare perdite, quelle perdite si portano dietro le finanze comunali. Un SPA è una storia diversa perché obbedisce al diritto commerciale, quindi di diritto privato, ma rimanendo il soggetto economico pubblico. Ecco perché io, diciamo, come mia valutazione di tipo tecnico-ragioneristico, dico che quella sarebbe stata la scelta migliore per tutti i comuni. Come pensa che ad esempio il servizio ad Agrigento possa essere migliorato e che ruolo dovrebbe svolgere anche la città di Agrigento nella prossima amministrazione con i futuri sviluppi? Allora, il servizio idrico purtroppo lo dobbiamo considerare come quello elettrico. È un utility che gestisce servizi di pubblica utilità. Come io non devo insegnare ad Enel come fare il servizio elettrico, così come da comune non dovrei insegnare al gestore pubblico di un servizio idrico come fare servizio idrico. Dico cosa mi aspetto da cittadino e come mi aspetto da amministratore locale che accada. Mi aspetto che i turni dell'acqua siano sempre più compressi rispetto a quelli attuali. Poi la tua domanda potrebbe essere: ma secondo te sono stati fatti miglioramenti rispetto al passato? Sicuramente, sicuramente. La città non ha i turni che aveva 5 anni fa, che aveva 6 anni fa, che aveva 7 anni fa. I turni sono certamente migliorati notevolmente. Poi c'è un altro tema ancora, che è quello del costo. Il costo che non è e non può essere quello che continuiamo oggi a pagare, ma che è figlio di tante cose. È figlio del fatto che non ci sia stato un censimento del bacino idrico e quindi dei pozzi pubblici disponibili, per cui ancora, e questo però passa sotto silenzio, grave, grave, perché molto fa premio quasi il modo giuridico con cui gestiamo, ma non ci occupiamo dell'approvvigionamento idrico, che è quello che incide sui costi delle tariffe. Oggi noi si acquista da Siciliacque, acqua all'ingrosso da Siciliacque, sì, sì. Andiamo a vedere quanto costa fare questo, perché poi questo va nelle bollette, va nelle bollette che arrivano a noi cittadini. E allora io mi affezionerei di più a ripensare il sistema di approvvigionamento. La legge Galli perché è nata? Cosa voleva la legge Galli? La legge Galli proprio questo diceva, cioè si censisca il bacino idrico e il bacino idrico diventi il bacino di tutti. Ma questo è accaduto? No, non è accaduto, perché ci sono alcuni che l'acqua l'avevano perché avevano i pozzi e non hanno ceduto le reti e l'acqua da loro costa niente. E altri che l'acqua non l'avevano perché non avevano pozzi, Porto Empedocle, Agrigento, Palma o qualche altro comune dell'Interland. E questi che cosa fanno? L'acqua la devono comprare di necessità. Quindi sì, la legge Galli non si è compiuta. Secondo lei che ruolo può avere il comune? E anche qui, come la questione dei trasporti, dobbiamo aspettare l'intervento della regione oppure il comune di Agrigento? No, il comune di Agrigento su questo aspetto ha fatto la sua parte, perché questo che ora dico di fronte a una telecamera, io l'ho detto a tutte le assemblee pubbliche, purtroppo vi è una maggioranza, diciamocela nelle cose, che è la maggioranza che ha teso a garantire coloro che non hanno fatto cessione di reti, alcuni comuni che non hanno ceduto le reti, per cui diciamo, siccome non hanno ceduto le reti, questi hanno fatto con le unghie e con i denti, appoggiandosi sul fatto che c'erano questi comitati che parlavano d'acqua pubblica. Ma acqua pubblica che cos'è? Che l'acqua è mia? No, non è questo quello che diceva la Galli. Cioè la Galli non è che ti dice, siccome io sono di Bivona e a Bivona ho il mio pozzo, quel pozzo è mio. No, la Galli dice un'altra cosa. Il bacino idrico qual è?
Agrigento, Bivona, Palma di Montechiaro, Menfi. Quindi Menfi e Bivona che hanno l'acqua, non è tua di Menfi e non è tua di Bivona, è di tutto il bacino idrico. E quindi non può essere che io Agrigento non c'ho il pozzo per cui l'acqua la pago 16 volte quella che paga Bivona. Cioè un sistema realmente di acqua pubblica è il sistema per cui il ricco di Bivona non può pagare l'acqua meno di quanto lo paga il povero di Agrigento. Ecco, questo non è nella logica della legge Galli e questo, secondo me, non è nella logica dell'acqua pubblica. Questa è un'altra cosa, è una schizofrenia.